Il Natale, specialmente per i bambini, è davvero un momento magico. Ci ricordiamo tutti quei bei momenti spensierati e felici, no? Ecco, per una famiglia in particolare, quel giorno è stato un vero inferno. Babbo Natale è arrivato quella sera, ma aveva in mente un regalo decisamente terrificante. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Oggi, infatti, anche se non siamo in periodo natalizio, voglio parlarvi di una storia particolarmente inquietante accaduta proprio nel periodo di Natale. Non so perché ve la sto raccontando adesso, comunque sappiate che se amate il Natale, ve lo dico già, questa storia vi farà piangere. Probabilmente ve la ricorderete ad ogni Natale futuro, quindi preparatevi. Si tratta esattamente della cosa peggiore che possa mai capitare. In che senso? Chiederete voi. Ecco, tutto ha inizio il 24 dicembre 2008. È la vigilia di Natale, come sapete, e ci troviamo nella città di Covina, in California. Si tratta di un luogo in cui non c'è un alto tasso di criminalità, nonostante sia abbastanza vicino a Los Angeles. Comunque, da quanto ho capito, si tratta di un posto abbastanza tranquillo, con circa 50.000 abitanti. E in questo posto tranquillo vive la famiglia Ortega e si tratta proprio di una delle classiche famiglie americane che vediamo nei film. Come vi ho detto, è la vigilia e loro sono tutti insieme lì riuniti per festeggiare sereni, felici, tranquilli. Immaginate le classiche scene dei film americani a Natale. Ecco, la famiglia Ortega poi è una famiglia allargata, quindi dentro quella casa ci sono più di una ventina di persone. La maggior parte degli adulti si trova in soggiorno e stanno quasi tutti giocando a poker. Ridono, chiacchierano e c'è un'atmosfera molto molto serena. Mentre i bambini, figli dei figli dei figli, sono un po' in giro per la casa a fare casino. Qualcuno di loro si trova sul retro, in piscina, al giocare, fare cose da bambini. Ecco, quella che vi ho descritto è la tipica situazione da cartolina natalizia. Ovviamente poi sia in casa Ortega che nelle case vicine è pieno di addobbi di Natale. Probabilmente hanno bevuto tutti cioccolata calda e i bimbi hanno scritto la letterina a Babbo Natale. Quindi ogni cosa è perfetta e si respira proprio quell'aria calorosa delle feste. Non c'è niente di più bello e quasi invidio quei bambini che giocano lì, spensierati e tranquilli, specialmente ignari. Ignari, come anche gli adulti, che non sapevano quello che stava per accadere. Come sapete, il tempo passa veloce quando ci si diverte e si fanno presto le 23:30 e un po' tutti i genitori in quella casa pensano che sia il momento di andarsene via. I bambini probabilmente devono andare a dormire e alcuni di loro sono ancora molto molto piccoli. Poi ovviamente hanno la scusa di doverli mettere a letto, così sarebbe arrivato Babbo Natale a dare i regali. Quindi questa serata quasi magica sta per giungere al termine, ma prima che potesse concludersi, sarebbe arrivato qualcuno di inaspettato in casa Ortega. Una delle bambine lì presenti, di nome Katrina, totalmente per caso dà uno sguardo fuori dalla finestra e nota con stupore che qualcuno si sta avvicinando alla casa. C'è una persona che sta camminando proprio dritta verso l'ingresso e lei guarda attentamente e non può credere ai suoi occhi. È un signore vestito di rosso, ha la barba bianca e ha in mano un grosso pacco regalo. La bimba è sicura di ciò che sta vedendo. È proprio Babbo Natale. Quindi inizia subito ad urlarlo ai suoi genitori e va ad aprirgli la porta immediatamente. Si precipita proprio come un razzo, perché cavolo, sta finalmente per vedere Babbo Natale. È il sogno di quasi ogni bambino, credo. Il tutto quindi avviene in una manciata di secondi, perché Katrina fa tutto di corsa, è troppo emozionata. Quindi apre la porta tutta contenta, ma molto presto nota che Babbo Natale ha una pistola tra le mani e in meno di un secondo la punta verso di lei e fa fuoco. Davvero, in una frazione di secondo, la magia del Natale si è trasformata in una tragedia. La tragedia, ragazzi, peggiore che io abbia mai sentito. Il criminale vestito di Babbo Natale ferisce la piccola Katrina, ma non la uccide. Tuttavia, una volta sparato il colpo, entra nell'abitazione e prosegue sparando letteralmente ovunque e a tutti i presenti senza fare alcuna distinzione. Quel posto, che pochi secondi prima era un posto magico, avvolto da quella atmosfera natalizia bellissima, si trasforma molto presto in una carneficina. Quindi immaginate essere in loro. State giocando a carta alla vigilia di Natale e un pazzo vi entra in casa e spara a tutti senza nessun motivo. Sembra quasi la scena di un film, per quanto è assurdo, ma è successo davvero. E in molti, in quel momento, purtroppo, perdono la vita.
Alcuni si riparano sotto il tavolo, altri scappano urlando, ma praticamente ogni membro della famiglia viene colpito. Il carnefice, una volta finita la strage in salotto, sale poi le scale e va al piano di sopra. Poi procede a sterminare chiunque fosse rimasto lì. Ma non sa che nel frattempo tutti quelli che erano nel retro della casa, quindi per la maggior parte bambini, sono riusciti a scappare. Sono fuggiti anche alcuni adulti, ma non tutti. Il conteggio delle vittime arriva addirittura a 9 persone. Intanto il Babbo Natale assassino si rende conto che ormai lì in casa non c'è più nessuno. Così va ad aprire il pacco regalo che si era portato dietro, lo scarta e tira fuori una sorta di lanciafiamme fatto in casa. Sono serio. Quindi procede a dar fuoco a qualsiasi cosa e dopo poco divampa un enorme incendio che distrugge per sempre quella bellissima casa. Le fiamme si fanno altissime e i cadaveri che sono rimasti in quelle stanze piene di sangue vengono carbonizzati. Anche il pazzo Babbo Natale rimane scottato dalle fiamme, ma non sembra darci troppo peso. E ci credo, aveva appena rovinato la vita di un'intera famiglia. Aveva lasciato orfani una decina di bambini e li aveva traumatizzati per sempre. Tuttavia deve finire ciò che ha cominciato. Quindi lascia lì l'arma del delitto, esce dalla casa in fiamme, sale sull'auto senza accendere i fari e scappa più in fretta che può. È stato appena compiuto quello che verrà ricordato come il massacro di Natale di Covina. Una cosa che non è molto chiaro è quanto tempo sia durata la strage, ma in realtà poco importa al momento perché i danni sono enormi e c'è anche un incendio molto pericoloso da domare. Una sopravvissuta della famiglia Ortega era riuscita a scappare nella casa di un vicino per chiamare il 911, ma quando è arrivata questo vicino era già al telefono con gli agenti, con la polizia e con i vigili del fuoco. Chiaramente e giustamente nel vicinato si sono sentiti tutti gli spari, tutte le urla e si era anche visto questo enorme incendio divampare dal nulla durante la vigilia di Natale. Quindi anche se in maniera decisamente minore, anche i vicini hanno passato una vigilia di Natale terribile. È stata una tragedia su tutti i fronti. L'intero quartiere coinvolto è a dir poco sconcertato, quindi si cerca di risolvere i vari problemi per gradi. Perciò i vigili arrivano e riescono in fretta a domare ed estinguere l'incendio. Ma ci sono voluti ben 80 pompieri per spegnere tutte le fiamme, quindi immaginatevi quanto fosse grande questo incendio. E alla fine, quando ormai non c'è più niente che va a fuoco, scoprono effettivamente i cadaveri carbonizzati tra le macerie. È evidente che chiunque fosse quel Santa Claus assassino voleva che non rimanesse nulla di quell'abitazione. È evidente anche che si trattasse di un gesto premeditato, con l'unico scopo di distruggere e uccidere. Ma a questo punto sorge un altro dubbio. E se questo spietato assassino colpisse ancora? Dalle testimonianze, infatti, scoprono che era scappato con la sua auto e chiaramente si cagano un po' tutti addosso, tutti nel vicinato hanno paura perché un pazzo che ha appena fatto una strage così è scappato e nessuno sa dov'è. Come aveva fatto la prima, poteva fare anche altre stragi. In effetti in questo tipo di tragedie capita spesso che l'assassino vada poi in giro a mietere altre vittime completamente a caso. E vedendo la gravità di quello che ha fatto in casa Ortega, è chiaro che fosse un tipo estremamente pericoloso. In pochissimo tempo questa persona ha ucciso tantissima gente e di fatto nessuno gli impedisce di uccidere ancora. Così la polizia emette un mandato di cattura sull'auto descritta dal vicino. Poi viene setacciata la casa bruciata, arriva la scientifica e porta via i corpi. Riescono a capire chi sono le vittime solo grazie alle loro schede cliniche. Ergo, grazie al riconoscimento dei denti e ovviamente dell'abitazione, capiscono con certezza che sono tutte vittime della famiglia Ortega. Viene anche analizzata una pistola trovata sulla scena, una 9 mm, e dalle analisi si scopre che praticamente tutti i corpi presentavano almeno un colpo di quell'arma. Due vittime però sono decedute non a causa dei colpi, ma a causa delle fiamme, una morte ancora più dolorosa. Quasi tutte le vittime inoltre sono adulti e maggiorenni. Ma si tratta comunque di un dato sconcertante perché quelle persone morte erano padri, madri e zii di tutti quei bambini che erano lì quella sera. Bambini che ora non hanno davvero più nessuno. Credo che un regalo, tra molte virgolette, di Natale peggiore non possa esistere. Immaginate poi come l'ha vissuta la povera Katrina, la bambina che ha aperto la porta all'assassino. Cioè vivrà per sempre con la consapevolezza di aver aperto le porte ad un mostro che ha ucciso praticamente tutta la sua famiglia. Comunque non solo noi, ma anche gli investigatori sono davvero scioccati. Si rendono conto che si tratta di un caso delicato e complesso e sanno di dover agire subito. La prima cosa da scoprire è l'identità di questo Babbo Natale assassino. Bisogna fermarlo il prima possibile. La stessa sera però, a poche ore dalla strage, la polizia riceve un'altra chiamata. E subito tutti si preoccupano ancora di più. Infatti le loro preoccupazioni diventano subito realtà perché la chiamata li informa che c'è stato un secondo crimine. E anche questa volta
si tratta di un delitto. A qualche chilometro di distanza da casa Ortega, un uomo è tornato a casa sua e ha trovato suo fratello senza vita in una pozza di sangue. La nuova vittima viene quindi identificata subito. Si chiama Bruce Pardo ed è morto a causa di un colpo di arma da fuoco. Più precisamente, un colpo proveniente da una 9 mm. Che, se ricordate, è esattamente lo stesso tipo di arma usata nella strage. La vittima, però, ha quella pistola sul grembo. Poi ne ha anche un'altra sulle gambe, e un'altra ancora si trova sul pavimento vicino a lui. Gli agenti si fanno un giro intorno all'abitazione, chiaramente, e la prima cosa che notano è la sua auto. Questa ulteriore vittima ha proprio una Dodge blu, la stessa che stanno cercando gli agenti. La stessa del folle Babbo Natale. Ma c'è un'altra coincidenza curiosa, perché gli agenti dentro l'auto trovano anche un vestito da Babbo Natale. Questo Bruce, nonostante sia deceduto, diventa chiaramente il primo sospettato. Ricapitolando, in una sola sera 10 persone hanno perso la vita a causa di un folle che ha fatto una strage. Una di queste persone sembra si sia suicidata poco dopo la carneficina. Proprio quest'ultima persona che si è tolta la vita ha molte cose in comune con le altre vittime e anche con il presunto carnefice. Insomma, è evidente che lui è l'uomo che stanno cercando. Ma per risolvere ogni dubbio, gli agenti svolgono le prime indagini e scoprono in fretta che Bruce Pardo era imparentato con la famiglia Ortega. Una degli Ortega, infatti, una donna di nome Silvia, era la sua ex moglie. Quindi in pratica Bruce ha sterminato la famiglia della sua ex moglie e poco dopo si è tolto la vita da solo a casa di suo fratello. Tutto questo è assurdo, sembra non avere molto senso, infatti anche gli investigatori si fanno parecchie domande. Per cui non resta altro che andare a scavare nel passato di questa gente. Bisogna capire come e soprattutto perché si è arrivati fino a questo punto a dir poco tragico. Ormai è evidente che il colpevole fosse Bruce. Ma chi era questo Bruce? E perché ha fatto una cosa del genere? Ecco, come sempre, la realtà non è così facile da capire e soprattutto non è così chiara. Tutte le vittime erano persone come me e come te. E come me e te avevano una storia, un trascorso ed erano complesse. Ora quindi addentriamoci nella famiglia Ortega. Dobbiamo conoscerli meglio e smascherare i loro scheletri nell'armadio, se vogliamo capirci qualcosa. Perché è evidente che si sia trattato di un delitto passionale. Nella testa di Bruce deve essere scattato qualcosa. Perché ragazzi, non parliamo di un delitto normale. Vabbè, nessun delitto è normale, però questo è proprio fuori dagli schemi. L'assassino ha fabbricato un cazzo di lanciafiamme, lo ha incartato come fosse un regalo, si è vestito da Babbo Natale e ha fatto una strage a casa della sua ex moglie. C'è evidentemente qualcosa di oscuro nella testa di Bruce, e io voglio raccontarvelo. Gli investigatori raccolgono testimonianze, documenti e curiosità sulla famiglia. Intanto la notizia, ovviamente, sciocca tutti quanti. Immaginate svegliarvi il 25 dicembre e scoprire che nella vostra zona un finto Babbo Natale ha fatto una cosa del genere, cioè deve essere davvero strano e molto inquietante per la gente del posto. Vediamo quindi chi è questo Bruce, che abitava proprio in quella zona. Bruce Jeffrey Pardo cresce nella San Fernando Valley e si diploma alla John H. Francis Polytechnic High School di Sun Valley a Los Angeles. Quanti nomi. A quanto pare frequenta anche la California State University, dopodiché ottiene un lavoro come software engineer in un centro di ricerca chiamato Jet Propulsion Laboratory, nella città di Cañada Flintridge. Praticamente quel centro in passato lavorava sui missili di guerra e poi però ha cominciato a lavorare per la NASA. Quindi insomma il suo lavoro è senz'altro abbastanza importante. Bruce poi è un tipo molto intelligente e grazie a quel lavoro si stabilisce, diciamo. E in sostanza avvera il sogno americano. Negli anni 80 però le cose cominciano ad andargli un po' male a livello personale. In quel periodo ha una vita sentimentale abbastanza incasinata e sembra non prendere mai le decisioni giuste. Tanto che riesce a fidanzarsi con una donna, programma un matrimonio con lei e poi molla tutto. Lascia da sola la donna che doveva diventare sua moglie. E sparisce totalmente, e sono serio, l'ha letteralmente abbandonata all'altare ed è sparito dalla sua vita e da quella dei suoi familiari e i suoi amici. Tiene però questa cosa per sé, non dice quasi a nessuno che è scappato dalla sua ex compagna, come se se ne vergognasse. Ma nonostante questo casino sentimentale, nel 2001 conosce un'altra donna di nome Elena. La loro però, almeno all'inizio, non è una storia così tanto seria. Si vedono, non si vedono, si amano, non si amano. L'unica cosa sicura è che andavano a letto insieme. E alla fine, da questi incontri intimi, nasce un bambino. E questa cosa diciamo che lo coglie alla sprovvista. Sicuramente non era per niente pronto ad essere padre in quel periodo. Bruce, infatti, sembra non stare troppo a posto con la testa. E se è evidente che non è pronto per una storia seria, figuratevi per essere un genitore. Infatti, molto presto si verifica un incidente. Un giorno Bruce va dalla compagna con l'unico scopo di stare insieme al bambino. Elena, la compagna, è via da qualche parte a fare delle commissioni, quindi è Bruce
spesso a doversi occupare del figlio. Insomma, escono fuori in piscina e passano del tempo lì a giocare. Tempo in cui, chiaramente, Bruce doveva assicurare che non accadesse nulla di male, cioè doveva semplicemente fare genitore. Ma quando Elena, dopo un po', torna a casa, vede suo figlio tra le braccia di Bruce e rimane davvero sconvolta. Il piccolo sembra stordito, non risponde e rimane tra le braccia del padre appeso morto. Lei, quindi preoccupata, chiede subito a Bruce che cosa fosse successo. E lui risponde che il bambino era andato via, parole sue, e si era fatto male in piscina. Il che non ha senso, cioè non ha risposto alla domanda. Che cazzo vuol dire che è andato via e si è fatto male in piscina? In sostanza, non dà una vera spiegazione e intanto il piccolo mostra sempre meno segni di vita. Elena è sconcertata a dir poco, per cui subito dopo lo portano all'ospedale, dove viene ricoverato in terapia intensiva. In realtà si riprende abbastanza bene, ma deve comunque rimanere lì per un paio di settimane. I medici purtroppo hanno una brutta notizia per Bruce ed Elena. Il bambino ha subito un brutto danno cerebrale e non potrà più camminare. Mai più. Immaginate l'impatto di queste parole sulla madre, che non sapeva cos'era davvero successo quel giorno in piscina. È davvero assurdo. Bruce, comunque, rimane in ospedale con il piccolo, ma col passare del tempo si fa sempre meno presente. Comincia a non prendersi più cura di lui e comincia lentamente a svanire dalle loro vite. Non contribuisce nemmeno alle spese mediche del figlio, che ormai è diventato paraplegico. Si comporta davvero malissimo, per Elena questo è inaccettabile. La donna si incazza talmente tanto che alla fine gli fa causa e chiaramente vince questa causa nel 2002. L'uomo quindi è costretto a pagare tutti i suoi debiti con lei, e lo fa. Ma da quel momento in poi si allontana definitivamente da loro, e questa volta per sempre. Come credo abbiate capito, Bruce è un tipo particolare. Sembra non volersi mai prendere le proprie responsabilità, e quando le cose vanno male preferisce sparire, scappare. Poi però se ne vergogna tantissimo, e infatti con le persone che conoscerà da questo momento in poi non parlerà né di sua moglie, né tantomeno di suo figlio, che era diventato disabile per colpa sua. Tiene tutto come una sorta di segreto e se lo porta nascosto dentro di sé, perché agli occhi degli altri lui vuole apparire tranquillo, amorevole, una persona perfetta. Così continua a vivere la sua vita da single per altri 2 anni. E dopo questo casino, che veramente è gravissimo se ci pensate, fa l'incontro che gli avrebbe per sempre cambiato la vita. È il 2004 quando Bruce conosce Silvia Ortega, la sua futura moglie, e purtroppo anche la sua prima vittima. Bruce e Silvia stanno molto bene insieme e pare che si piacciano davvero. Lui però le tiene nascosto il suo passato, non vuole assolutamente farle sapere ciò che era successo con la sua vecchia famiglia. E ci credo, se l'avesse saputo, qualsiasi persona sana di mente l'avrebbe mandato a cagare. Ma comunque, sinceramente, io non riesco a capire cosa lo spingesse a volersi fare una nuova famiglia, specialmente se si era comportato così con quella prima. Cioè, sono passati solo 2 anni da quell'incidente con Elena e con suo figlio. E dopo così poco tempo lui già vuole mettere su un'altra famiglia. Non lo so, io lo trovo un gesto abbastanza avventato e soprattutto egoistico. Ma nonostante queste mie piccole considerazioni inutili, nel 2006 alla fine si sposa sul serio con questa Silvia Ortega. Addirittura si presenta all'altare. Non l'abbandona. Stavolta si sposa. Ce la fa. Quindi effettivamente diventano marito e moglie. Forse lui in questo periodo vuole provare finalmente a cambiare. Forse vuole redimersi e lasciarsi il passato alle spalle, il che è comunque discutibile. Ma facciamo finta che volesse davvero migliorarsi e costruire un futuro solido con questa nuova persona che ama e che sembra amarlo. Sì, tutto bello e carino, peccato che in nemmeno un anno di convivenza iniziano i primi problemi. Bruce, dopo tutto questo, non cambia affatto. Avevano passato un periodo molto felice insieme, almeno in teoria, ma alla fine Silvia scopre il passato di suo marito. Dopo un anno circa di matrimonio, apparentemente felice, scopre che lui è stato sostanzialmente un codardo e che ha abbandonato la famiglia precedente. Ma ormai è troppo tardi, sono sposati, quindi c'è solo una cosa da fare. Silvia si sente tradita da suo marito e giustamente pensa che se ha abbandonato quelle persone poteva tranquillamente abbandonare anche lei e i suoi figli. Anche perché c'è un altro aspetto di Bruce di cui ancora non vi ho parlato. Lui è interessato principalmente ai soldi. Vuole soldi e parla spesso di soldi. Lo confermano i suoi amici, i suoi conoscenti, ma anche i suoi familiari. Infatti Silvia ha scoperto il suo passato perché lui, e vi giuro che non sto scherzando, voleva chiedere allo Stato dei soldi perché aveva un figlio disabile. Cioè, non solo non se ne prende cura, ma vuole pure degli assegni familiari. Ed è lì che ovviamente Silvia non ci vede più dalla rabbia. Capisce di aver sposato un avido bastardo. Un uomo che piuttosto che prendersi cura delle persone che gli vogliono bene, pensa solo a come fare più soldi, come avere più soldi. E se la famiglia diventava una spesa troppo grande,
scappava. Non poteva, o forse non voleva permettersi ulteriori spese. E in questo clima di tensione soffocante, succede una cosa che io definirei come il punto di non ritorno. Bruce, in qualche modo, che non sono riuscito a trovare, si rompe un ginocchio e per questo si trova costretto a lavorare da casa. Sapete, molto meglio di me, che negli Stati Uniti le spese mediche sono davvero costose e l'assicurazione sanitaria spesso non copre l'intera spesa. Per cui per Bruce, che pensa sempre ai soldi e ha costantemente il pensiero di averne sempre di più, questa situazione è decisamente stressante. Anche a causa di questa frattura, quindi, comincia ad avere gravi problemi finanziari. È costretto a casa, con pochi soldi e senza speranze. Dentro di lui cresce sempre di più un sentimento di rabbia e sconfitta. Ed è da qui che la sua psiche inizia a deteriorarsi. Tutto gli va male, non c'è una sola cosa che funziona. A partire da quell'incidente al ginocchio, Bruce è cambiato totalmente. Adesso non prova più emozioni e non mostra alcun interesse verso Silvia e verso i suoi figli. Non si lava molto, sta spesso al computer anche dopo il lavoro, sembra a tutti gli effetti in uno stato di depressione e sotto sotto sta già architettando qualcosa di terribilmente macabro. La famiglia di sua moglie gli dà fastidio e si sente sempre profondamente arrabbiato. La povera Silvia invece è completamente distrutta da questa situazione e non si rende neanche conto che magari suo marito stia soffrendo di una sorta di depressione. Non ha gli strumenti per rendersene conto, quindi semplicemente non riconosce più suo marito, anzi si sente proprio di non averlo mai conosciuto. Bruce non era più la persona che aveva sposato, quindi in pochissimo tempo tutto si rovina per sempre. E alla fine nel 2008 Silvia chiede il divorzio e questo, ragazzi, è il colpo definitivo per la psiche delicata di Bruce. Non tanto per il lato sentimentale, ormai avete capito, ma più per il lato economico. Il giudice infatti ufficializza la separazione e obbliga Bruce a pagare $1,785 al mese, per il mantenimento dei figli di Silvia. Se vi ricordate, l'uomo aveva già dei grossi problemi finanziari, per cui questo per lui è tipo inaccettabile. Nella comunità era conosciuto come un uomo amorevole e un ottimo padre di famiglia, ma quel divorzio aveva ormai rivelato tutti i suoi problemi e tutte le sue controversie private. E come se non bastasse, colpo di scena, viene anche licenziato. Era stato beccato a fare fatture false fuori dall'orario di lavoro o qualcosa del genere. Fatto sta che da questo momento non gli rimane più nulla. E tutto ciò, chiaramente, come un piccolo paesino del sud Italia, fa discutere sempre di più i suoi vicini di casa. Tutti parlano di lui, male, che ormai lo considerano un uomo meschino. Ah, non solo del sud Italia, dell'Italia in generale. Non facciamo discriminazioni di nessun tipo. Comunque iniziano appunto a vederlo come un uomo meschino e un bugiardo che ha ingannato tutti e che ora ne sta solo pagando le conseguenze. Il problema è che queste conseguenze per lui sono troppo, non sa gestirle e non riesce a trovare soluzioni. È sempre più solo e molti lo disprezzano o lo allontanano. Persino sua madre prende le parti di Silvia e decide di non rivolgergli mai più la parola. Tutto questo messo insieme causa in lui un senso di impotenza e rabbia fuori dal normale. Comincia ad elaborare pensieri sempre più oscuri e arriva al punto di andare a comprare ben 4 pistole. Cioè, piuttosto che pensare a trovare un rimedio per rialzarsi, o piuttosto che fare un esame di coscienza e capire cosa c'è che non va in lui, riesce solo a dare la colpa dei suoi problemi alla sua ormai ex moglie Silvia. Pensa seriamente che è colpa sua se ha perso il lavoro, è colpa sua se non ha più soldi, ed è colpa sua se la sua vita è praticamente finita e non ha più un senso. Inizia ad odiarla con tutto se stesso. Ma in effetti c'era da aspettarselo da un tipo come lui, che vi ricordo non è mai stato costante nella vita e che non si è mai preso alcuna responsabilità. Era logico che scaricasse ancora una volta i suoi problemi su qualcun altro. Ma comunque il loro divorzio viene ufficializzato il 18 dicembre 2008. E Bruce già sapeva che la famiglia di Silvia si sarebbe riunita per la vigilia di Natale. E sapeva che ci sarebbero stati anche i bambini. Covava da tempo un odio indicibile verso la sua ex. E a questo punto non riusciva a sopportare più nulla di lei. Nemmeno la sua famiglia, nemmeno i bambini. E questo è il motivo per cui Bruce ha elaborato il suo piano: eliminare tutti gli Ortega. È un piano, ragazzi, davvero orribile e raccapricciante, specialmente se pensiamo che si travestirà da Babbo Natale per ingannare i bambini. E anche solo pensare di fare una cosa del genere denota un grande squilibrio, ragazzi, cioè, pensateci. Credo che a quel punto la sua rabbia fosse praticamente incontrollabile. E nella sua testa forse credeva di avere il diritto di rovinare quella famiglia come quella famiglia aveva fatto con lui. Peccato però che in realtà la colpa di tutto quanto, anche della perdita del lavoro, dei soldi e del matrimonio,
era solo sua. Avendo ora sotto mano l'intera storia di Bruce, gli inquirenti possono capire ancora meglio cosa è successo. Tipo, per fare un esempio, il motivo per cui quella sera è andato a casa di suo fratello e poi lì si è tolto la vita. Ecco, a quanto pare da quelle parti viveva l'avvocato della sua ex moglie ed è molto probabile che volesse uccidere anche lui, in modo da estirpare da questo mondo ogni cosa legata a Silvia. Ma dato che durante la strage si era ustionato, anziché andare ad uccidere l'avvocato, ha deciso di andare da suo fratello, probabilmente per curarsi o cercare aiuto. Ma non trovandolo in casa, forse si è fermato un attimo, si è reso conto di quello che aveva fatto, o forse ha capito di aver fatto proprio una stronzata, o aver lasciato comunque troppe prove sulla scena del crimine, e così, molto probabilmente, ha deciso di farla finita una volta per tutte. Da adesso in poi, e per sempre, non dovrà mai più assumersi le responsabilità di alcun gesto, nemmeno del peggiore della sua vita. Quindi il corpo senza vita di Bruce viene scoperto nella casa del fratello. Ed è stato proprio il fratello che una volta tornato a casa ha visto il cadavere e ha chiamato la polizia. Gli agenti capiscono immediatamente che il soprannominato Santa Claus Shooter è lui. Anche perché lì vicino trovano la sua auto. Ecco, quell'auto era noleggio, sentite qua che casino. Quell'auto era noleggio e dentro ci trovano proprio il costume da Babbo Natale. Ma succede una cosa in particolare. Appena il poliziotto prende il vestito e inizia ad esaminarlo, l'auto noleggiata da Bruce prende fuoco. L'uomo quindi si allontana in fretta e la macchina improvvisamente esplode. Bruce aveva pianificato tutto. Aveva piazzato una bomba nell'auto che sarebbe esplosa solo se qualcuno si fosse avvicinato. Pensate quanto ci aveva riflettuto. È stato davvero un piano studiato nei minimi dettagli. E infatti non finisce qui. Non si sa quanti Ortega volesse uccidere nello specifico, ma sappiamo che una volta compiuta la strage voleva tornare a casa e andarsene via per sempre. Stavolta voleva scappare alla guida di un'altra auto, sempre che aveva noleggiato un'altra. Una l'aveva noleggiata per farla esplodere e l'altra per scappare. E una volta scoperta l'ulteriore auto, al suo interno gli agenti trovano cose come cibo, munizioni, armi e una mappa degli Stati Uniti. Era chiaro che volesse scappare con quell'auto. E a quanto pare aveva persino comprato dei biglietti aerei per il Messico. Ma quest'ultima cosa non è sicura al 100%. Quel che è certo è che Bruce aveva sul serio premeditato tutto nei minimi dettagli. Ma alla fine non è andato come previsto. Non ha tolto la vita a tutti gli Ortega. E non è scappato in Messico chissà dove. Ma si è ustionato e poi si è tolto la vita. Però ha portato con sé tante persone innocenti. Le sue vittime sono state colte di sorpresa. Non potevano immaginare ciò che stava per accadere durante quella vigilia di Natale. E alla fine sono state loro a dover pagare per i continui errori di Bruce. Quella sera l'uomo ha tolto la vita a Silvia Ortega, la sua ex moglie. Ma anche ai due suoceri, Alicia Sotomayor Ortega e Joseph S. Ortega. E anche ai due cognati, Charles Ortega e James Ortega, e alle tre cognate, Sherry Lynn Ortega, Teresa Ortega e Alicia Ortega Ortiz, e infine a suo nipote di soli 17 anni, Michael Andre Ortiz. Come detto all'inizio, i sopravvissuti sono stati quasi tutti i bambini, i figli e i nipoti. È sopravvissuto anche qualche adulto. Infatti è anche grazie alle loro testimonianze che sappiamo per certo che è stato Bruce. Ci sono comunque tantissime prove contro di lui, compreso il movente. Quindi ormai non c'è alcun motivo di dubitare di un complice o comunque di un'altra persona. Alla fine di tutto questo non c'è stato nessun processo perché lo stesso colpevole ormai era deceduto. Così gli inquirenti hanno solo dato una spiegazione del caso grazie ai testimoni e alle prove raccolte. Piccola curiosità davvero agghiacciante, quella sera in casa Ortega doveva anche esserci la madre di Bruce, che se ricordate non parlava più col figlio, erano in cattivi rapporti. Quindi Bruce voleva sicuramente uccidere anche lei e l'avrebbe uccisa, ma lei alla fine era rimasta a casa sua perché si era sentita male e così, senza saperlo, ha evitato di assistere ad una strage. Bruce, al momento dell'attacco, probabilmente era totalmente fuori di sé, era come spento. Si ipotizza fosse come in una sorta di trance, accecato dalla rabbia e senza più nulla da perdere. L'incendio in casa, poi, è stato così potente non solo per via della potenza del suo lanciafiamme, ma anche perché pare ci fosse già qualcosa di acceso che ha fatto da accelerante, tipo delle candele o il forno o qualcosa così. Questo ha permesso alle fiamme di espandersi in maniera incontrollata, cogliendo Bruce impreparato, che infatti è rimasto ferito
ed è scappato. Ma probabilmente se tutto fosse andato secondo i suoi piani, sarebbe scappato solo dopo aver ucciso letteralmente tutti. Ma per fortuna il caso ha voluto che le stesse fiamme provocate da lui lo ferissero e lo obbligassero a scappare, salvando di conseguenza più di 10 persone. Ma adesso, a distanza di anni, come stanno i pochi sopravvissuti? Una di loro, una certa Letitia, è stata intervistata qualche anno fa. Questa Letitia è la signora che ha riconosciuto Bruce e che ha confermato fosse lui sotto il costume di Babbo Natale. Ecco, lei e sua figlia Katrina, la bambina che ha aperto la porta a Bruce, sono le uniche Ortega che combattono il loro trauma alla luce del sole. Nel senso che a quanto pare sono le uniche che parlano di quella strage anche nei media. Ovviamente stanno ancora cercando di superarla, ma credo sia una ferita che non guarirà mai. Provano anche ad essere di sostegno agli altri sopravvissuti e si sostengono a vicenda. Ma chiaramente non è facile, anche a distanza di anni. Katrina, ormai cresciuta, nel 2018 ha fatto un discorso nella sua scuola durante uno sciopero contro le armi degli Stati Uniti. Ha parlato della sua tragedia e del fatto che non vuole che altri vivano le sue stesse sofferenze. E ha concluso dicendo che le armi in America sono un problema veramente serio. E sembra scontato per noi, ma lì c'è davvero tanta gente che crede che le armi siano un loro diritto, una loro libertà, qualcosa che gli dà sicurezza. Ma io ho letto talmente tante storie come questa che sono più che d'accordo con Katrina. Comunque a partire da quel momento non sappiamo praticamente nulla riguardo a loro e tutti ovviamente sperano che stiano bene e che riescano a vivere la vita in modo un po' più sereno rispetto al passato. Ed ecco che io mi ritrovo qui e non ho molto altro da dire. Questa storia mi ha provocato solo tanta amarezza. Ma invece cosa ha provocato in voi? Fatemelo sapere come al solito con un commento. Intanto io, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che sto provando a fare 2 video a settimana. Non ci riesco sempre, ma quando ci riesco, questi video in più usciranno di martedì. Quindi, ogni settimana il venerdì appuntamento fisso e ogni tanto magari anche il martedì. Spero di riuscirci sempre più spesso perché mi piace fare più video. Mi piace registrare, mi piace farli e so che piace anche a voi, me li chiedete sempre, fai più video, ci sto provando, giuro. Ma oltre a questo vi dico già che tra pochissimo parleremo di una persona orribile che trovava le sue vittime su un social. Si tratterà di una vicenda davvero inquietante, più del solito. Quindi spero che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!